Questo poliziotto si era ubriacato con il suo superiore per poi ucciderlo brutalmente. Ma era così ubriaco che non si era nemmeno reso conto di quel che era successo. E quando gliel'hanno detto, non ha mostrato nessun tipo di pentimento. Is that what you're telling me? Yes, sir, he's dead. He was found dead between his bed and the wall. La sbronza era tale che Michael Neely non ricordava assolutamente nulla. Non riusciva a credere nemmeno a ciò che gli stavano raccontando i detective. I mean, I'm feeling my hands. My hands don't feel anything. What's he dead from? I don't understand. I mean, it appears that he's been beat to death by all indicators that we have at this time that we, you know, that we can physically see. It gives the appearance that he's beat to death. His head is very swollen, like we said. His right eye is completely shut. La scena era macabra come poche, ed è stato il responsabile di sicurezza dell'hotel ad aver visto tutto. Effettivamente aveva ricevuto varie lamentele a causa di rumori a dir poco fastidiosi, e quando è entrato nella stanza per controllare, si è imbattuto in un atroce crimine. I'm going into the room while I'm not getting anybody to come to the door, and all I'm hearing is a grunting noise. They said, okay, you're authorized to go in. I went, opened the door, announced myself. I could not see anybody other than someone's feet on the floor between the bed and the wall. I walked in further, saw one gentleman sitting on top of the other gentleman, and I told him he needed to get up, and all he would do was grunt. I observed some blood on the sheets. Michael Neely e Lucky Miller erano come fratelli e avevano intrapreso un viaggio fino in Florida per assistere ad una conferenza relativa al settore poliziesco, ma a quanto pare la situazione è sfuggita loro di mano. In hotel avevano visto una partita dei Dallas Cowboys, avevano bevuto un paio di birre e dopo essere stati un bel po' nel ristorante avevano deciso di bere vodka nella stanza che condividevano. A partire da quel momento è calato su di loro un vero e proprio mistero e da allora si sono succedute innumerevoli lamentele a causa di alcuni rumori che si sentivano. The statement that was given by the second noise complaint could hear a male saying, Mike, stop, and then it just went quiet. In seguito sarebbe arrivato il responsabile incaricato della sicurezza dell'hotel, ritrovatosi di fronte ad una brutale scena del crimine. Ma nella testa di Michael non vi era traccia di tutto questo, e l'interrogatorio avrebbe fatto chiarezza su quanto accaduto. Quest'uomo non ricordava assolutamente nulla di quello che era successo la notte prima. I mean, I know you're asking me questions, but can I ask you a question? Absolutely. Okay, homicide, who is dead? Dead. Yes, sir. Okay. A malapena riusciva a capire in che guai si stava cacciando. Non aveva ancora capito che l'unico sospettato della morte del suo amico era lui. L'uomo aveva deciso di avvalersi del diritto al silenzio, ma sarebbe durato molto poco. I guess I probably don't have anything else to say then. I've got nothing to say to you. All right, sir. Okay. Did you advise him what he was charged with? No, Michael, you'd be in charge of second degree murder. Okay. I had no idea what I was being charged with. Yeah, you're being charged with second degree murder, and you're fixing to be booked in the Escambia County Jail with no bond. And we've already notified your wife. Tutto faceva pensare che l'assassino fosse proprio lui, Michael Neely. Un poliziotto che era diventato quasi parte della famiglia della vittima, il signor Lucky Miller. E ciò che più ha attirato l'attenzione è stato il fatto che non vi fosse nessun motivo alle spalle, nessun indizio, nulla. Did you have any kind of animosity or anything like that towards? Not at all. No. Have you ever had a violent outburst or anything like that before when you were drinking? No. Anybody ever told you that you got violent when you drank? No. Yeah, I can't believe it. La
situazione era alquanto sconcertante. L'intera comunità poliziesca era in stato di shock, visto che da un momento all'altro aveva perso due ufficiali che si volevano bene come fratelli. What makes this so difficult is we basically almost lost two officers in this whole deal. If this happened in a traffic stop, it makes sense. If this happened on a search warrant gone wrong, it makes sense. This doesn't make sense. Il processo era finito su tutti i giornali, attirando l'attenzione anche del dipartimento presso il quale i due lavoravano. Uno ad uno, i parenti della vittima si facevano avanti per dimostrare tutto il loro dolore. The loss has been deep. It's been dark. It's been relentless. Most days I feel lost. Like I don't know who I am or what I'm supposed to be doing. I don't feel like me any longer. Pain and agony we are left with is indescribable. We are left to live the rest of our lives without our protector, provider, and as Carly described it, our superhero. Michael Maley alla fine è stato dichiarato colpevole dell'assassinio del suo capo, nonché amico, Lucky Miller. Il giudice, infine, ha deciso di condannarlo all'ergastolo, per cui non potrà mai vedere una nuova alba come un uomo libero. Ma per quanto si tratti della condanna più severa esistente nel sistema giudiziario di questo stato, il dolore che provano i familiari del povero Mike non si affievolirà mai, così come quello della comunità poliziesca, della quale l'aguzzino e la sua vittima facevano parte. Perché l'alcol ha portato via una vita, ma si è portato via anche due ufficiali, uno al cimitero e l'altro fra le sbarre di un carcere.